Tutta la cittadinanza è invitata venerdì 21 aprile alle ore 18:30 all'Auditorium San Nicolò a Chioggia per la cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del premio Il Clodiense dell'anno. Cinque finalisti scelti ieri nella rosa delle proposte provenienti da segnalazioni giunte da parte dei concittadini e dall'Osservatorio. A tutti loro andrà il diploma di benemerenza Clodiense dell'anno. Tra loro verrà scelto chi riceverà il Leon d'Oro. I finalisti per l'edizione 2022 sono quindi Bosco Lanzoletti Roberta, capo di Climate and Energy delle Nazioni Unite, Organizzazione Meteorologica Mondiale, Bosco Lo Cucco Luciano, imprenditore chioggiotto DOC, definito da molti l'americano di Chioggia, ambasciatore della città, Riccardo Baldo, Katia De Bei, Gina Valentino e Tiziana Cavallarin, protagonisti di un importante atto di solidarietà in alta quota. Neher Patrizia, conduttrice della rubrica più amata e seguita da Rai 2, Ci pensa Patti, all'interno del programma I fatti vostri, dedicata agli affari domestici. Silverio Matteo, vincitore del premio nazionale per l'innovazione Green in Blue, grazie alla sua startup Rehab, attiva nel riciclaggio del vetro derivante dagli scarti dei laboratori di Murano. In via eccezionale, all'unanimità, è stato deciso di attribuire un premio fuori concorso all'attrice Pilar Fogliati, protagonista della serie televisiva Odio il Natale, trasmessa da Netflix, è profondamente innamorata della nostra città. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.